Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: il ballerino e coreografo Emanuello confessa l'identità della sua celebre sostenitrice, la relazione va avanti da anni. Sin dalla più tenera età, il celebre coach di Amici ha esibito evidenti inclinazioni artistiche, imbracciando a 10 anni la chitarra, e plasmando al contempo il proprio fisico con impegnativi allenamenti di danza. Il binomio talento e costanza gli hanno permesso di accedere al piccolo schermo nel 1996 in veste di ballerino e coreografo, e ha collaborato con personaggi del calibro di Fiorello, Lorella Cuccarini, Gianni Morandi, Raffaella Carrà ed Amadeus. Il suo curriculum vanta inoltre presenze nel corpo di ballo di Kylie Minogue, Robbie Williams, Holly Valance, Jerry Halliwell, Luciano Pavarotti e Ricky Martin, e con essi ha calcato i più prestigiosi palchi internazionali. Attualmente dietro alla cattedra di Amici in veste di insegnante di ballo, negli ultimi giorni ha infiammato il pubblico del talent a causa di un'esibizione estremamente sensuale in concerto con la collega Lorella Cuccarini. La performance si è conclusa con un bacio a stampo, quale sarà stata la reazione dei rispettivi partner? Emanuello, inoltre, ha confessato di godere dell'appoggio di una tifosa assai celebre. Emanuello e il bacio con Lorella Cuccarini. Il coreografo e Lorella Cuccarini hanno danzato sulle note di Brivido felino di Mina, concludendo poi l'esibizione con un bacio a fior di labbra. Emanuello ha immediatamente precisato a beneficio di Maria De Filippi, l'ho detto a Giorgia, dicendo che mi hai costretto tu, Maria. Ma è abituata, dovremmo stare tranquilli. Il ballerino e la cantante di Gocce di Memoria sono legati dal 2004, e il siparietto sensuale avrebbe potuto suscitare prevedibili dissidi nel rapporto. La sua partner in crime, Lorella Cuccarini, aveva quindi rassicurato anticipatamente Giorgia su Twitter, cinguettando, stasera, un guanto prof speciale e sensuale. Giorgia, ti chiamo tra poco, così ti spiego. La cantante, dal canto suo, ha replicato con ironica diplomazia, mi devo preoccupare? Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po' la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi. Al di là dell'esibizione voluttuosa tra i due rodati professionisti, Giorgia deve però fare i conti con una storica sostenitrice del talentuoso fidanzato. Emanuello confessa apertamente, impazzivo per lei. Il ballerino ha rispolverato la sua passione primaria sul palco di Amici, confessando in seguito la sua ansia da prestazione, ero in ansia totale, dicevo a Lorella che non sarei riuscito a ballare come da ragazzo. L'esibizione, però, ha galvanizzato il pubblico di Amici, in primis la sua fan numero uno, ovvero Giorgia stessa. Emanuello ha infatti confessato, lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti, ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall'estero, Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003 e, tra un concerto e l'altro, ci siamo innamorati. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.